Senatore, com'è oggi la situazione all'interno della politica italiana? Quali sono i punti di forza e quali i punti di debolezza? Beh, in questo momento in particolare si discute della riforma costituzionale che dovrebbe essere un punto di forza, perché snellire l'iter legislativo con un monocameralismo credo che sia una scelta felice, no? Che dopo tanti anni, dopo tanti tentativi, cominciare dalla bicamerale di D'Alema e poi vari tentativi anche del centrodestra, insomma oggi pare che in queste ore vada in porto, e forse uno snellimento dell'iter legislativo, un ammodernamento dell'architettura delle nostre istituzioni, del nostro Stato, può sicuramente essere foriero di una speranza futura di crescita, di sviluppo. E la speranza è importante, sa. L'allontanamento dalla politica determina quella strumentalizzazione da parte di alcune forze politiche che, strumentalizzando la crisi della politica, ovvero l'allontanamento del cittadino dalla politica, determina poi delle scelte da parte degli elettori che possono essere nefaste, perché cavalcare la protesta alla fine per un verso è comprensibile, però per un altro verso, se alla protesta non si accompagna una progettualità, allora credo che veramente potrebbe essere un momento di pericolosità per il nostro Paese.